Ciao ragazzi, oggi sono qui con il mio computer e ho selezionato i migliori commenti, quelli più bastardi, ma anche quelli che mi hanno fatto morire da ridere, e li leggerò con voi. Ma prima, sì. Va bene, ti aggiorno, sì, sono un millennial. E la vita non so che cosa mi insegnerà. Allora, questo sarà una sorta di video speciale per i 2500 iscritti, che so essere una cifra piccolissima, ma è comunque un quarto del mio obiettivo qui su YouTube, che infatti è quello di arrivare a 10.000 iscritti. 10.000 sia come cifra simbolica, sia perché YouTube è da quando inizia a mettere il puntino dopo le migliaia. E quindi nella vita c'è chi sogna fame, ricchezza, e c'è chi sogna un puntino. Comunque, un problema del mio canale è che ho pochissimi dislike ai video, infatti sono veramente pochi quelli che hanno i dislike, ma nessun tipo di video ne ha attirati così tanti come quelli sul match betting e sui miei viaggi in Bulgaria. Infatti anche i commenti derivano per la maggior parte da lì. Iniziamo col primo. Il mio video più visto del canale, con quasi 40.000 views, nonostante i miei 2.500 iscritti, è quello dove mostro come con 85 euro riesco a prendere l'aereo e viaggiare e tornare dalla Bulgaria, mangiare e dormire lì. E infatti a fine video chiedo proprio: in Italia che cosa si potrebbe fare con 85 euro? E il buon Thomas ci fa sapere che con 85 euro, a parte niente, tante cose. E tante cose anche a lei, caro Thomas. Sempre sotto quei video scopro che Giulio non lo sa acquistare in internet. Ora io provo anche a chiedere che cosa, ma è da un anno che non dormo la notte senza nessuna risposta. Ma cos'è che non sa acquistare? Mentre mi faccio tutte queste domande, ci pensa Fidia72 a dire che video del cazzo. Al che mi viene naturale rispondere che per quello penso sia più indicato il porn. O almeno così mi hanno detto. Abbiamo poi un botta e risposta con Hop-Pu, che dite: ma andate in Bulgaria e non tornate più, quello vi meritate, tutti, tutti voi. Poi così, a caso a metà video vi metto quello che secondo me è il secondo posto di tutti i commenti che ho selezionato. Medaglia d'argento per Matteo, che inizia molto cattivo con: come posso bloccare video simili? E io nella mia ingenuità chiedo: ciao Matteo, cosa intendi? E lui continua con questa cattiveria dicendo che intende che vuole proprio bloccare i miei video. Adorerei se sulla mia bacheca non venissero pubblicizzati simili contenuti. Un'oscenità. Ora, dovete sapere che io sono uno che tende spesso a sdrammatizzare le situazioni, è anche raro che mi arrabbi veramente. E infatti la mia risposta è una risata con ben 3 ha, dicendo che mi ha fatto morire. E qui la perla con cui si merita questo secondo posto. La sua risposta è con molti più ha, anche a me, giuro. Sono molto contento in realtà, per questo sono pronto a immergermi totalmente in quello che fai. Da hater a super fan nel giro di 3 commenti. Ora prendiamoci un momento di spensieratezza, perché sotto il mio video del Portogallo, forse anche per colpa mia e di questa copertina, la parola più usata è culo. E come dice il buon Savino, culo escluso, non ho visto null'altro. E con molta onestà, Savino, ti dico che sinceramente neanche io. Non ho proprio altri ricordi di quella vacanza. Ora, subito al secondo posto sotto il video della Bulgaria, come video più visto c'è quello sul match betting. Uno mi è stato rimosso da YouTube per questioni tra l'altro sbagliate, perché non si parla di gioco d'azzardo, e quindi mi ha rimosso un video da 70.000 views. Se vi interessa, magari ci faccio anche un video a riguardo. Ma sotto un altro video rimasto online, comunque con 30.000 views, quest'utente dice che è forse il peggior video a tema match betting mai visto. Mi ringrazia anche per il clickbait. Io ero lì per rispondere cattivo, mostrando tutti i miei numeri e tutta la gente che mi ringrazia invece per aver scoperto il servizio, ma poi vedo che già dal suo nick lui si scusa, perché si chiama I Do Apologize. E allora, passiamo ora al video col mio amico Michele Molteni. In uno degli ultimi video che ho fatto con lui, nel titolo chiedevo: qual è il segreto della sua ascesa? E caro Michi, per Passione Sport TV il tuo segreto è semplice: comprare le views. Ora, per uno che fa una media di 50.000 views a video, mannaggia a te Michi, per comprarle tutte devi essere veramente, ma veramente ricco. Visto che non me l'hai mai detto, sono leggermente alterato. Quindi forse ha ragione Vince quando dice che Michele vi sta sul cazzo, eh? Ah, state a rosicare e lo usate. Ora, non lo usavo prima, ma visto che compra quelle views e quindi ha così tanti soldi, lo userò sicuramente in futuro. E Michi, se dovessi arrabbiarti perché a quanto pare mi stai sul cazzo, sappi che per par condicio anche io sto sul cazzo a Filippo.
Andiamo poi in tema scuola. Infatti Giovanna mi chiede ultima domanda. Ma qual è la prima? Che scuola dovrei fare? Prima che io inizi a pensare una risposta leggo che sono ricco. Buono a sapersi, Giovanna. Poi ho saputo, che dopo un po' di tempo ti puoi aprire anche un business. Business rigorosamente con la I, perché se fosse con la U sarebbe, come dicono a Napoli, un business. E subito dopo sempre Giovanna chiede, ma hai guadagnato 300 o 1500 euro con un AI, anche qui senza H. Quindi tornando indietro, che scuola dovrei fare? Giovanna, le scuole dell'obbligo. E adesso arriviamo al primissimo posto che vi giuro che vorrei tatuarlo qui di fianco a questa scritta di Steve Jobs, perché è bellissimo. Prova a leggerlo insieme a voi. Vince mi dice, nulla, sei empatico e selvaggio, si vede che sei cresciuto allo stato brado. Vince, ma che commento è? Empatico posso ancora capirlo, ma selvaggio? E da cosa si dovrebbe vedere che sono cresciuto allo stato brado? Non lo so, voi immaginatevi di svegliarvi un giorno, vedere una notifica e leggere un commento così. Ma io a YouTube, anche se non sono arrivata a 10.000 iscritti, cosa devo chiedere di più? Quindi sul finale, se siete tra gli utenti che avete commentato, io vi ringrazio perché nonostante alcune cattiverie mi sono comunque fatto delle gran belle risate. Se invece tu che stai guardando mi vuoi lasciare una qualche perla di commento qua sotto, sei invitato a farlo, così nel prossimo speciale potresti essere citato anche tu. Questo è tutto, amici. E seguo Simo con i video di fitness, pure con i video di business. Non è vero tutto quanto quello che dicevano, ora finalmente io lo capisco. Faremo la storia, quindi studi la mia. Ho ricominciato pure più di una vita, non mi sono perso mica sulla mia via. Ed ho fatto viaggi pure in Bulgaria, e quando pare che la vita te ti butta via, e che poi non usciremo più da lì. A poco noi faremo fuoco, sai che sono loco, tu continua a seguire la magia.